Benvenuti al mercato di Sant'Ambrogio di Firenze per dare vita ad un altro appuntamento Toscana a tavola. Qui con me Aldo Fiordelli, giornalista e enogastronomo, ricordiamolo, responsabile per quanto riguarda una bellissima guida che è la guida dell'Espresso per la Toscana, ed un grande, vi posso dire, chef. Sto parlando di Valentino Casanelli, che è lo chef di un bellissimo luogo che si chiama Lux Lucis, all'interno di un altro altrettanto affascinante luogo che è l'Hotel Principe di Forte dei Marmi. Lui è modenese di nascita, ma ormai Forte Marmino di adozione. Eh sì, ormai sono 4 anni che vivo in pianta stabile a Forte dei Marmi, lavoro lì, per cui è al 100% adottato dalla Toscana. Ecco, velocemente, il tuo percorso, diciamo, professionale. Ma finita la scuola alberghiera ho deciso subito di partire, quindi dopo qualche esperienza a Modena sono andato a Londra, sono stato 3 anni in belle cucine abbastanza importanti di Londra, poi sono tornato in Italia, a Milano. Ho conosciuto Cracco, che mi ha aperto un mondo, diciamo, più gastronomico sull'aspetto della cucina. Poi, dopodiché, ho fatto un'esperienza a Venezia, e da Venezia Cracco mi ha richiamato per Forte dei Marmi, e sono 4 anni che sono lo chef lì. Un allievo di Cracco, signore, che è venuto ad acquistare dal mitico Serafino, altro personaggio importante e fondamentale. Che cosa? Pensavo di prendere delle alici, delle acciughe, per cui mezzo chilo, insomma, devo fare. Quanto vengono, Serafino? 9 euro il chilo. 9 euro il chilo, bene. Buon acquisto, insomma, per essere pesce azzurro è importante, importantissimo. Pesce azzurro, carissimo Aldo. Pesce azzurro oggi non si può chiamare più un pesce povero, un pesce ricco dal punto di vista nutrizionale, e diventato anche, come si vede dai menù dei grandi chef, un piatto di alta cucina, non solo un piatto povero. Ecco, ora questa alta cucina, poi la cucina povera, ma non pensate che queste, diciamo, determinazioni siano un po' improprie? Perché molto spesso, devo dire, i piatti più semplici possono essere nobilitati e fatti diventare di alta cucina. No, diciamo, più che improprie, oggi l'alta cucina ha riscoperto quelli che erano i capisaldi delle cucine regionali italiane, comprese appunto le acciughe, le alici, che tra Toscana e Liguria sono un piatto che si trova spessissimo, e le hanno, come dire, rilette. A me non piace la parola, usare il termine rivisitazione, l'hanno rilette in una chiave, diciamo, gastronomica. Ecco, nello specifico tu realizzerai quest'oggi il piatto, dimmi il titolo esatto, Valentino. Il titolo del piatto è un'insalatina di puntarelle con alici, appunto, marinate, e un brodo di capperi, per cui daremo molta presenza alla sapidità, alla freschezza, a quello che è la cucina mediterranea nella sua semplicità, sia di esecuzione che poi anche di approccio e di gusto. Ecco, puntarelle, che è sinonimo, devo dire, di cucina laziale, no? Sì, sono un po' di quella tradizione lì, però ormai in stagione è un piatto che si trova un po' in tutto il centro Italia, anzi anche al sud sicuramente. Bene, sapete che facciamo? Andiamo a comprarci anche le puntarelle. Allora, sacchettino è pronto? Si prende il sacchettino delle alici e andiamo a comprare le puntarelle. Ciao, salve. Ed eccoci qua al banco della verdura per fare l'acquisto delle puntarelle. Vengono 2 euro a, praticamente, come possiamo definire, a ciuffo, no, a cesto, come possiamo definirlo, a? Sì, a casco. Ecco, bene, a casco, eccolo qua. Allora, intanto le puntarelle, facciamole vedere nel dettaglio, adesso Francesco viene proprio a inquadrarle. Queste sono basse, c'è il titolare di questo banco che sostiene che sarebbe bene prenderle un pochino più alte. Voi condividete questa interpretazione? Forse lui dice per farle vedere, però in realtà quelle più piccole sono le più tenere e le più dolci. E infatti le puntarelle sono buone da mangiare appena saltate o anche così, nel caso di quelle proprio più tenere, ed è importante come verdura, proprio perché ci insegna a non bollire la verdura, a spadellarla con un po' di extravergine, e poi in questo caso giustamente un abbinamento con un pesce saporito come l'acciuga è perfetto.
Beh, condividi sì, le... Sì, no, condivido pieno, perché più è piccola, più è dolce, e più è saporita, però meno amara, che è il problema spesso delle puntarelle, anche perché ora siamo verso la fine della stagione delle puntarelle, per cui bisogna stare attenti che non siano troppo germogliate, per cui non troppo grandi. Ecco, è una tradizione che, ripeto, non è tipicamente toscana, più laziale, però anche noi fiorentini effettivamente, e qui in Toscana, ne facciamo consumo. Eh sì, perché la nostra cucina è sempre stata una cucina piuttosto minimalista, quindi sapori decisi, però piatti lineari, puliti, quindi in questo caso uno spicchio d'aglio, un po' di olio, appunto delle acciughe dissalate, anche se uno non vuole pulire quelle fresche o non le trova, è già un piatto molto saporito. Poi c'è la parte croccante che dà gusto, oppure si prepara un'insalata, visto che siamo ormai in primavera. Comunque 2 euro a casco mi sembra anche conveniente. Allora, l'acquisto è stato effettuato, adesso invece andiamo a scoprire che cosa segna, che cosa c'entra l'astrologia con il cibo. Andiamo a fare la conoscenza di Fabio Borghini. Ed eccoci qua con Fabio Borghini, astrologo. Pensate che Fabio Borghini qualche tempo fa, in tempi non sospetti, predisse in una trasmissione televisiva che avevo il piacere di condurre che l'attuale Presidente del Consiglio Renzi avrebbe avuto un successo incredibile non solamente come sindaco ma occupando una poltrona importante a livello governativo italiano. Questo l'ha detto, ve lo posso garantire. E come la sta attraversando in questo momento Renzi, e cosa sarà? Comunque ha avuto degli aspetti abbastanza impopolari ultimamente, perché con questo Marte che ci ha avuto a lungo, diciamo, quadrato, l'ha reso un po' bloccato. Però incredibilmente adesso ci avrà un passaggio verso l'estate e anno nuovo di Giove, perché lui è un capricorno molto positivo un'altra volta, per cui... Caro Renzi, hai sentito? Perché insomma Fabio ci azzecca, e come? Oh, parliamo un attimino del fatto che, fra l'altro, è vero che il suo quadro astrologico corrisponde a quello addirittura di Robespierre? Ma aveva degli aspetti tipo Marte e Nettuno molto vicini, come ce l'hanno a volte questi personaggi un po' rivoluzionari, Danton... insomma, persone che a volte escono, come dire, molto fuori dai canoni. Allora stai attento Renzi, non fare la fine di Robespierre. Parliamo invece di segni zodiacali legati al cibo. Ecco, questo è il senso un po' della tua presenza all'interno di Toscana a Tavola. C'è uno studio interessante che riguarda proprio la posizione della Luna, no? Quindi a secondo di come la Luna si muove nello zodiaco, ci sono alimenti che per esempio diventano positivi da prendere e alimenti che in dei periodi diventano negativi. Per esempio, noi siamo qui davanti a questo bellissimo banco di frutta. Qual è... Ecco, la frutta si sposa bene con quali segni zodiacali? Beh, principalmente, essendo un alimento ricco di acqua, va molto bene sia con quelli di terra che con quelli di acqua. Però a secondo, per esempio, come in questo periodo, se la luna non è ben messa, quelli di acqua possono avere dei problemi che tendono più a gonfiare, per esempio. Quindi analizzeremo, per esempio, che ora in questo momento pesci e cancro, sicuramente la frutta è molto positiva. Quindi attenzione, se siete nati sotto il segno dei pesci o sotto il segno del cancro, in questo periodo primaverile, inizio estate, ebbene dovete fare consumo di frutta. Esatto. Poi diciamo, ci sono per esempio i segni di terra. I segni di terra, per esempio il toro, in questo periodo anche per loro va bene molto frutta, vegetali. Il toro, diciamo, sarebbe un segno carnivoro, ecco, anche se ci sono questi che ora utilizzano molto l'aspetto vegano, che va anche molto di moda, però in questo periodo forse anche per il toro la carne, per esempio, bisogna stare un po' attenti, non esagerare. Quindi ricordiamo cancro, pesci, il consiglio dell'astrologo Fabio Borghini è di consumare molta frutta. Per quanto riguarda il toro, attenzione per la ciccia, non troppa. Esatto. Grazie Fabio, e il nostro percorso continua. Ed eccoci qua nella cucina del ristorante Baccarossa con il nostro Amerigo che fa gli onori di casa. Noi ti ringraziamo come sempre di ospitarci nel proseguo ovviamente di questo percorso che abbiamo iniziato all'interno del mercato di Sant'Ambrogio per concretizzare il piatto con il quale il nostro simpatico Valentino Casanelli ci proporrà, con l'ausilio tra l'altro di Luca, che è il suo assistente. Da quanto tempo lavora con te? 3 anni, 3 stagioni, per cui è un valido assistente, ma è da tempo. Ecco, ricordiamo, lo ristorante Lux Lucis, che vuol dire? Luce della luce, letteralmente. Ecco. Poi se abbiamo 2 minuti spiego anche. Mentre andremo a presentare, che si trova all'interno di un lussuoso e meraviglioso albergo dove il glamour è praticamente protagonista 24 su 24, sto parlando dell'Hotel Principe di Forte dei Marmi. Allora,
Ringrazio naturalmente l'ospitalità del nostro bravissimo Amerigo. Bene, e adesso andiamo a presentare il piatto. Allora, mettiamo Luca in posizione, naturalmente, per realizzare il piatto, e andiamo a presentare in due parole questo piatto, che ha per titolo... Abbiamo un'insalatina di puntarelle con acciughe e un brodo leggero di capperi. Per cui una cosa fresca, primaverile, molto simpatica, qualcosa di diverso dalla solita insalatina con le acciughe, che invece è un piatto molto tipico della zona laziale, insomma. Volgarmente un antipasto o entrée. Sì, esatto, è un entrée che comunque è una cosa divertente, sfiziosa. Intanto, per coloro che non sapessero cosa sono le puntarelle, che cosa sono? Cicoria cimata, per cui la cicoria che viene cimata, per cui diventa come un germoglio che spunta dall'interno. Un frutto molto, molto carnoso, dolce, ma allo stesso tempo leggermente amaro, per cui bello croccante e bello per delle insalate, appunto, primaverili. Ecco, ribadiamo gli ingredienti che adesso la regia ci propone nel dettaglio. Sì, abbiamo quindi l'acciuga fresca, quindi l'alice, che poi trasformeremo in un'acciuga marinata. Poi abbiamo la puntarella, abbiamo del pane croccante, un pane che poi faremo a sfoglie dopo, e abbiamo delle chips di puntarella che usiamo con le foglie essiccate, abbiamo i capperi che utilizziamo per fare il brodo di capperi. Benissimo, partiamo allora, con cosa partiamo? Partiamo con l'acciuga, con l'alice, quindi alice fresca che andiamo piano piano a pulire, per cui togliamo la testa, piano piano sfiliamo la lisca, la apriamo per bene e poi con calma ci mettiamo un po' di zucchero e un po' di sale, una mistura di sale e zucchero leggera. Questo lo facciamo e lo manteniamo per 30 minuti circa, un'alice a marinare, molto poco, giusto per togliere quella punta di amaro di troppo che ha di solito il pesce azzurro mangiato crudo. Noi in questo caso lo facciamo una marinatura leggerissima, non quindi le classiche alici marinate o acciughe marinate bianche di Viareggio, insomma una cosa un pochino più leggera e sfiziosa. Le laviamo e quindi otteniamo le nostre alici marinate, e questo è un ingrediente. Dopodiché facciamo le puntarelle le facciamo in insalata, per cui semplicemente prendiamo, sfogliamo, non buttiamo via le foglie lunghe, le foglie larghe, perché sono quelle che poi andiamo a essiccare per fare le chips, e teniamo solo il frutto centrale, quel piccolo germoglio, virgulto della puntarella, della cicoria. Questo frutto lo tagliamo finemente con un coltello oppure con una mandolina, con un pelapatate se vogliamo, insomma ci possono essere vari modi in base all'attrezzatura che troviamo a caso o in una cucina professionale. Dopodiché i vari filamenti li buttiamo in acqua e ghiaccio, in acqua molto fredda, in modo che la puntarella diventi ancora più croccante e si arricci leggermente, cosa che poi al palato troveremo molto divertente e croccante. Altra cosa fondamentale è il pane, ovviamente il pane, che nella tradizione toscana è una parte fondamentale, un po' in tutte le tradizioni, sì, in realtà il pane toscano, che poi ricordiamo la prerogativa e caratteristica di essere sciocco, ecco, esatto, cosa che in Versilia dalle parti, sì, qui c'è una storia, usa un pochino più salato. Salato, ma lì c'è un problema di turismo legato al fatto che vengono i milanesi e anche i pramzani eccetera eccetera, che vengono invece con la tradizione il prosciutto dolce, esatto, invece che il prosciutto salato, e quindi c'è il pane salato, però il pane tradizionale è nella Toscana centrale, e il pane tradizionale toscano è sciocco, senza sale. Adoro la classica ciabatta senza sale, per cui noi utilizziamo un pane semi integrale di solito, però si può usare qualsiasi tipo di pane, abbia una bella consistenza e una bella grandezza. Facciamo delle piccole, utilizziamo un pane del giorno prima o di due giorni prima, così che non si vada a sprecare pane, insomma non si vada mai a buttare via cose che invece sono utili. Lo facciamo alla fettatrice, noi con un coltello finemente, chi non ha la fettatrice a casa, e lo fa leggermente seccare o al forno o fuori, temperatura ambiente, in due ore circa a temperatura ambiente diventa croccante, tagliato finemente, e al forno in pochi minuti. Per cui teniamo queste chips croccanti da mettere su nel piatto e da usare un po' come crostino, perché un'insalata è un po' zuppa, un po' calda e un po' fredda, per cui è un piatto molto semplice ma particolare. E con le foglie invece della puntarella creiamo l'altra nota croccante del piatto, che sono le chips di foglia. Le chips di foglia basta passarle leggermente in acqua bollente, per cui qualsiasi tipo di acqua bollente,
stenderle e fare la stessa cosa delle chips di pane. Si lasciano insieme, così si fa prima, o qualche minuto in forno oppure fuori a temperatura ambiente. Queste a temperatura ambiente ci mettono un pochino di più, per cui magari si preparano verso l'ora di pranzo per la cena. In questo caso è una preparazione un pochino più lunga, però è anche una nota decorativa, per cui si può mettere come non mettere. Ecco, questo è... Mi sembra che in pochissimi istanti il nostro Marino Castelli è riuscito praticamente a presentarci questo piatto che, ripeto, non ha bisogno di piano di cottura perché non c'è il fuoco. C'è una sola cosa che noi mettiamo a scaldare leggermente, che è il brodo di capperi. Noi con i capperi semplicemente... È un brodo vegetale? È un brodo vegetale, è puro cappero e acqua, per cui è molto molto semplice, è più un infuso che in realtà un brodo. Noi quando l'acqua arriva sugli 80 gradi, 90 gradi, comunque comincia ad essere bella calda, buttiamo dentro una piccola manciata di capperi. Capperi che vanno in una ventina di minuti a rilasciare tutto il loro gusto, dopodiché noi lo filtriamo e otteniamo un infuso di capperi, quindi un brodo molto sapido, non salato, ma bello gustoso e mediterraneo, cosa che andrà, invece che fare un condimento con i capperi classico da mettere dentro le puntarelle, noi versiamo sopra questo brodo da dare questa nota di freschezza, ma nello stesso tempo questo sapore bello intenso. Ricordiamo che questa operazione sarà quella conclusiva quando andremo da Aldo Fiordelli a proporgli il piatto finito. Esatto, noi possiamo anche cominciare pian piano a impiattare il piatto, per cui Luca si appresterà a impiattare il piatto, per cui prendiamo il nostro nido di puntarelle con un poco dei capperi che abbiamo utilizzato anche per il brodo, che hanno espresso la loro potenza dentro il brodo, però tengono ancora quella piccola delicatezza e consistenza nell'insalata. Lo condiamo con un po' di olio, pochissimo sale, perché poi sia l'acciuga che il cappero devono essere persistenti, devono sentirsi bene nel piatto. Facciamo un'insalatina molto classica, la posizioniamo al centro del piatto, dopodiché con le acciughe, con le alici marinate, le disponiamo sopra l'insalatina e il pane, la vela di pane e la chips di puntarella. E il piatto, diciamo che può essere semi completo, perché il brodo andrà scaldato e messo su all'ultimo per dare quel gioco di, come dicevamo prima, caldo, freddo, croccante e delicato, la zuppetta e l'insalata, per cui un piatto che è iniziale e divertente. Una curiosità storica su questo piatto: come è nato? Cioè è nato nella tua frequentazione del Forte dei Marmi oppure te lo sei portato nel tuo bagaglio, diciamo, visto che tu hai lavorato a Londra, hai lavorato in tanti altri luoghi? Diciamo che è un piatto che relegato a una classicità, perché comunque l'insalata di puntarelle e acciughe è proprio classica. Tipicamente laziale romana. Laziale romana, poi comunque nell'entroterra toscano, soprattutto nella zona di Arezzo, così si usa molto. È una cosa più divertente, simpatica, diciamo che reinterpretata insomma da me, e soprattutto che c'è quello che gioca a forza è questo brodo di capperi, che è un velo molto interessante, che noi ad esempio può essere anche una cosa utile per chi ci segue. Noi lo serviamo a Lux Lucis, per esempio questo piatto è uguale praticamente, con dei gnocchi di patata. Noi facciamo dei gnocchi di patata che tutti sanno come farli, noi li facciamo senza l'aggiunta di farina, però questo è un altro capitolo, diciamo. Condiamo a modo insalata insieme alle acciughe, insieme alle puntarelle e tutto, e poi gli versiamo sopra questo brodo che amplifica la mediterraneità. È un piatto che si identifica con dei gusti mediterranei, per cui è così, insomma, è fresco, è semplice, però molto specifico. Allora, vedo che Luca è già pronto, ci può passare a questo punto il piatto. Vogliamo ricordare a questo punto, innanzitutto, intanto sottolineiamo un aspetto fondamentale, che il nostro Valentino fa parte di Vetrina Toscana già da tempo, tra l'altro ha partecipato a una bellissima iniziativa in occasione dei 100 anni di Forte dei Marmi. Lui è stato un po' l'ambasciatore della cucina tipica tradizionale fortemarmina in un contesto molto bello, presentando le mitiche arselle, vero? Esatto, sì, le arselle allo Slow Food, quindi al Salone Internazionale del Gusto a Torino. Abbiamo fatto, diciamo che eravamo due ristoranti, perché c'era la barca che portava la struttura più veritiera delle arselle, noi facevamo invece un gioco più divertente che era uno splash di arselle, per cui un cocktail martini all'arsella, un piatto un po' particolare ma con un gusto effettivamente toscano e veritiero dell'arsella. Poi tutti in realtà i ristoranti di
forti hanno partecipato. È stato un bellissimo evento. Arsella, che in diverse parti d'Italia viene chiamata in maniera diversa, Tellina, eccetera, eccetera. Allora, ricordiamo, prima di tutto, se volete far parte di Vetrina Toscana, ebbene prendete nota, come ha fatto ampiamente il nostro Valentino, www.vetrina.toscana.it. È semplicemente iscriversi, è semplice, perché basta ottemperare, devo dire, a un impegno che si fa verso la Regione Toscana, ma in modo particolare con Vetrina Toscana, quello di proporre all'interno del proprio ristorante un certo numero di prodotti a chilometro zero, cioè del nostro territorio, della nostra tradizione, cosa che Valentino fa da sempre. Questo è fondamentale. Ricordiamo gli ingredienti, allora prendete nota, questa è la scheda. Iniziamo con il titolo. Allora, questa è un'insalatina di puntarelle con acciughe e brodo di capperi, per cui abbiamo le puntarelle, come vediamo, sia la parte cruda che la chips di foglia, l'alice che viene pulita e poi marinata, abbiamo i capperi, abbiamo il pane croccante e abbiamo poi il brodo di capperi che andremo a versare sopra e lo vedremo dopo. E adesso quindi andiamo a portarla in tavola ad Aldo Fiordelli, prego. Ed eccoci qua, il piatto è quasi servito perché adesso ha bisogno di un ulteriore passaggio, vero? Sì, perché questa è l'insalata e poi, come avevamo detto prima, la condiamo con una piccola zuppetta di infuso di capperi. Okay, per cui così... Il piatto adesso è servito. Aldo Fiordelli è già pronto. Intanto un commento, Aldo, a questo piatto, così a livello visivo. Una presentazione molto moderna, pulita, lineare, in cui tutti gli elementi sono funzionali al piatto, non sono estetici, non solo estetici. E beh, l'interessante è questa aggiunta di questo brodo a caldo, dà una spinta in più ai profumi mediterranei. Dopo aver ascoltato Aldo Fiordelli, ricordiamolo, giornalista enogastronomo della Guida dell'Espresso per quanto riguarda la Toscana, andiamo invece a presentarvi Simone Cotellessa, che è il vignaiuolo, eccolo qua, di Malmantile. Tu hai un'azienda che si chiama? Villa Ilangi. Ecco, sì, da quanto tempo esiste questa azienda? È dal 77, sì. E so che producete anche, devo dire, degli extra dry. Noi abbiamo fatto da 2 anni ormai un extra dry e un brut. E proprio domenica abbiamo presentato un nuovo nato, che è il rosé. Leggermente mosso. Prossimamente vedremo anche di proporlo a Toscana Tavola. Certo, nel certo. Caso specifico, che vino hai scelto per questo abbinamento? Allora, per questa occasione, in funzione del piatto, abbiamo scelto l'Extra Dry, perché è un Trebbiano Malvasia Pinot e mosso, chiaramente, e per ripulire appunto il qualche il... caratteristica di questo vino, il vitigno e compagnia bella, prego. Allora, il vitigno, chiaramente tutto in azienda, c'è cioè Trebbiano, Malvasia e un'aggiunta di Pinot. Benissimo. Pinot, ecco, possiamo dire senza ombra di dubbio che, devo dire, di extra dry qui in Toscana forse ce ne saranno 6, 7, non di più. Ma io penso proprio di sì, penso proprio di sì, non penso che ce ne siano. Come mai avete iniziato questo percorso che come vocazione non è proprio della nostra regione, visto che è magari più dell'Italia del nord-est, tanto per intendersi? Sì. Perché la vita è fatta di sfide, di passione, come almeno lo penso io, e quindi il mio lavoro è un altro. Io faccio il macellaro, quindi è la terza generazione la mia, e però per passione è l'azienda agricola, il vino, l'olio, insomma il mangiar bene. E allora ho dedicato 20 anni ormai per fare questi vini. Ricordiamo che Villa Ilangi non sì. è solamente no. Azienda agricola legata alla produzione dei vari vini, ma è anche un agriturismo, ma è sì. anche un ristorante sì. e poi ha alle spalle la tradizione della macelleria, appunto, sì, della sì, famiglia sì, sì. Cotellessa. Allora, Cotellessa, sì. cosa pensi di questo piatto? Beh, un piatto estivo, diciamo primaverile estivo, ovviamente le puntarelle sono le ultime, molto fresco, croccante, tutto a crudo perché appunto le alici sono appena marinate, con questo brodo caldo che, come dicevamo, gli dà molta spinta, dà questa leggerissima sensazione di cottura sia delle verdure che della alice, è molto molto gradevole. Trovi azzeccato anche l'abbinamento di questo vino? Sì, l'abbinamento è interessante perché la tendenza dolce del abboccato, come si diceva una volta,
del vino, questo extra dry, consente di non andare a far cozzare l'acidità, la freschezza con la sapidità che ovviamente hanno alcuni degli ingredienti come capperi e acciughe, anche se in questo caso ovviamente con questa marinatura a crudo anche il pesce ha una sua rotondità. Bene, allora prendiamo i bicchieri e brindiamo, devo dire, lo vorrei definire così, al nostro Valentino Casanelli, un po' lo chef con le bollicine, proprio così. Grazie a tutti, appuntamento a domani alla stessa ora.